Buonasera a tutti da Joker Game. A chi vede il mio canale, sto facendo la missione del Cosacta di oggi. Mi dà sempre questa roba qui, la grappa. Io la chiamo la grappa. Ok, allora userò lo stealth, elicottero stealth, elicottero invisibile, perché a me piace lo stealth e l'Alknost, a dire la verità, tutte e due. Prima persona, come sempre, obbligatorio per me. Anzi, sono qui che sto parlando, mi ricordo che ero andato a fare un colpo alla Pacific Standard, no? Quando c'era l'evento, mi dissero: ma come mai sei d'oro? D'oro. E gli ho detto: ma gold, me l'hanno scritto in inglese. Ho detto: gold me l'ha dato la Rockstar. Non l'ho preso io. È la Rockstar che mi ha dato la nel mondiale che sono un d'oro. Perché, vabbè, io ho sempre giocato onestamente. Gioco dal 2015 fino a oggi. Ok, vediamo il complesso, sempre il canale di scolo, punto di fuga. Ovviamente a me piace molto andare lì, mi piace il combattimento e poi soprattutto di notte, perché se si va a rubare si va di notte. Set army, ok, ho preso ancora il silenziatore, però se sapevo prendevo un'altra, vabbè, quelle lì del bunker. Ecco il supporto. Allora io chiedo un carico d'armi che è molto interessante. Vediamo le informazioni. Aspetta, non è questo. Consegna di rifornimenti. Vediamo com'è. Cosa dice? Rifornimenti comprendono minigun, lanciarazzi, esplosivi. Ok, giusto. Consegne di rifornimenti, io la prendo lo stesso. La prendo lo stesso. E carico d'armi invece cosa fa? Vediamo cosa dice. Fai nascondere preventivamente le tue armi nei pressi della pista di atterraggio. Però devi usare il Velum, quindi non mi interessa. Io avevo provato anche il cecchino e devo dire che sono soldi buttati via, perché col cecchino volevo uccidere due guardie alla porta centrale a Carraia, che volevo entrare di lì. Una la uccidevo io, una uccideva lui, solo che quando l'ha uccisa lui è scattato l'allarme e quindi ho lasciato perdere. Non prendo più questa roba qui per il momento, cioè stando solo. Ovviamente metto operazioni notturni, non uso più monocoli, binocoli eccetera eccetera, perché non funziona niente, è tutto buggato. Quindi mi spiace per la Rockstar che loro fanno, però non aggiustano le cose. E poi c'è anche da dire che sugli elicotteri purtroppo il menu, che sarebbe, io lo premo adesso il menu interazione, no? Ma non me lo fa vedere, solo sugli elicotteri, sugli aerei va. Quindi ogni volta che io, dato che gioco in prima persona, devo uscire fuori in terza persona e poi rimettermi in prima per aprire il menu interattivo, una cazzata. Cioè, tu me lo devi mettere dentro, come tutte le cose. Non che nell'elicottero invece non lo fa. Non lo fa andare, chissà perché. Non capisco. Nella logica loro, nella testa, non li capisco. Mi spiace dirlo. Don't panic, but we're gonna be drunk on that island in chunks if you don't get going. Ok. Comandante, sono pronto. Ok, ho premuto. You'll be fine.
Ciao Kumba! Allora, adesso voglio capire il perché scatta l'allarme. Vorrei capire il perché scatta l'allarme quando io ormai sono già fuori, no? E nessuna telecamera ancora mi ha visto. E esce fuori e Rubio. Cioè, voglio capire com'è sta storia. Quindi penso che stavolta all'interno io starò molto di più, perché no, non sono interessato alle sfide elite, ma più al bottino, che me lo riempio tutto ed esco qui sano. Sto andando un po' più su perché ho scoperto un punto migliore, che è questo qui, che praticamente scendi bene. Almeno sì, sono sceso bene. Ok, e mi dirigo verso il canale di scuola. Stavo dicendo che praticamente ho perso proprio il filo del discorso, capita, a me poi capita un po' spesso. Ah sì, del bottino, che non è, le sfide elite, non sono interessato a queste cose qui. Ma un'operazione fatta bene. Ecco, per esempio la Rebreaker, la maschera, ho scoperto che la posso mettere subito. E perché loro non te lo dicono, eh. Non è che ti dice mettiti, te lo dice quando... Infatti ero messo una volta, ho giocato con dei giocatori e ho detto, ma come mai questi qua hanno già la Rebreaker qui, la maschera respiratoria? E io non ce l'ho ancora, non me lo dice il gioco, e io morivo. Ok, proseguiamo. Quindi adesso ho intenzione, stavo dicendo questo, di distruggere tutte le telecamere che sono in zona, perché ho visto sicuramente quando sono dentro, adesso ho premuto così sono qui, quando sono dentro, anzi scusate, quando andiamo a fare la missione andiamo nella torre di controllo, quindi come faccio a vedere dalla torre? Quindi ci sono delle telecamere che sono quelle con le palle nere. Quindi io, secondo me, se io le distruggo quando sono fuori e l'allarme spero che non scatta. Aspetta che metto col mirino così, ok. Comunque Pavel... Pavel è una specie di... È una specie di Lester 2, no? Che ti fa due palle così. Parla sempre. E questa qui, sapete perché? Per darti una distrazione. Io faccio un giro perché non si sa mai, magari becco ancora il fucile a pompa. Comunque lo devo comprare, e lo comprerò. Perché oggi ho comprato l'Avenger. Vedi, questo qui non mi ha dato nulla, né... Adesso 4-4. Tento dopo di buttargli giù queste palle nere. Vediamo un attimo se sono loro. Ok, l'ho seccato. Non deve parlare, perché se parla mi fa scattare l'allarme. Sigue por ahí. Todavía no ha terminado. Seguro viene luego. Qui ci sono delle palle nere che adesso io aspetto che arriva sta guardia perché sono troppo indietro. Mi abbasso un attimo. La sfida elite, come dicevo prima, non sono proprio interessato a questa cosa. Non...
locked door. Why not ask a guard nicely for the key? Ecco qui, eccole qui. Questo qui è uno degli allarmi. Quando scatta l'allarme, ecco. Come mai? E ti hai visto? È scattato l'allarme. Quindi ho scoperto che tanto li ho indeboliti tutti a questi qua, li ho distrutto tutto. Li ho distrutto giubbotti, elicotteri. Despidasi. Esci fuori, coglione. Lo so che sei dietro. Mi ha ucciso. C'è un'altra vita forse, perché tanto era facile, quindi. There is a saying in my country. It means man who jumps from cliff gets double rations at bottom. Okay? Ti vuoi divertire? Non fa niente comunque, adesso abbiamo capito che quelle palle non le devo toccare. Ma porca Eva. Qui ci dovrebbe essere quel vigliacco lì. Ce l'avrà lui? Fucile a pompa, sicuro sì. Oppure qua su. Vediamo. Non c'è. Necessito che me cubran. Vedi, è normale, la missione è normale, quindi. Nessun fucile a pompa. Andiamo a vedere di là cosa c'è. Tanto ormai sono in allarme, quindi. Come mai è aperta qui la gabbia? Cosa c'è qua dentro? Una gabbia aperta. La pantera è fuori. E questo chi è, questo detenuto? La pantera è libera. Da dove sparano? Dalle finestre. Eccolo là sotto. Mi nascosto lì. Cos'è che ho raccolto? Soldi. Ancora vivo, credo. No, l'ho preso bene. Ecco la chiave, l'avete vista? Non me la dà subito, sapete perché? Perché io ne faccio due o tre al giorno di queste. Sta arrivando qualcuno, abbassiamoci. Dietro. Buonasera.
che la chiave l'ho raccolta. Avancemos! Dare verga! Andiamo dentro. Sai che vado a rubargli tutto. C'è già una guardia. Ok. Allora, io ho due quadri qui da rubare, eh? Due me ne ha dati, non so perché. Vediamo, vediamo il motivo di sta missione, se è in caso bene. Ho perso una vita, però non mi sto impegnando perché non è difficile. Quindi ero sul tranquillo. E poi anche perché sono un pochettino stanco. Guardate, qua c'è un altro quadro, due me ne ha dati. Questo sembra un dipinto che dovrebbe essere di... ovviamente Rockstar fa i tarocchi, ma un dipinto molto importante. Adesso non mi ricordo il nome perché non mi sono preparato per dirlo. Van Gogh dovrebbe essere, un Van Gogh. So, you are at fingerprint scanner. The tool we took from head of cybersecurity will show you fragments from previous scans. You just need to cycle through them to match the target print. And keep an eye out for people trying to kill you. Se ti stai un po' zitto, io sono più tranquillo. Ok, qui sotto abbiamo... sembra giusta questa. Questa è giusta. Ok, questa va qui. Questa va qui. Qua sotto abbiamo quel puntino lì. Sembra giusta. E qui? Qui è giusta. Quindi qual è questa? O questa? Ah, c'ha due croci in mezzo. Eccola qui, l'ho trovata. Manca ancora una. Questa ok. Questa c'ha due puntini sulla sinistra. Sono questi qui, ok, qua abbiamo uno dritto, uno in basso, ok, qui cosa c'è in questo punto? C'è una specie di cosa dritta in mezzo. Eccola qui, era questa, e qui sotto abbiamo... eccolo qui, l'ha trovato. Ok, ho aperto. Cioè, sono già al massimo quei soldi. Come mai? Non ho aperto neanche la cassaforte. Apriamo la cassa. Ci ha, me ne dà, mi dà soldi, ottimo. Non lo sapevo questa cosa qui. Ok, andiamo a prendere la grappa. Ho notato comunque con i rifornimenti quando giochi solo. Adesso nel video che uscirà prima di questo, praticamente a Del Rubio, quando è venuto giù col Valkyria, io mi sono fatto lanciare i rifornimenti e avevo 5 RPG e più di 8000 rotte munizioni col minigun, no? Quindi mi sono divertito e l'ho mitragliato per bene a El Rubio e se l'è squagliata perché ha visto l'elicottero tutto bucato e non posso prendere di più. Però ho già 1,5 milioni, quindi me la posso squagliare. Me la posso squagliare a nuoto. A sto punto non vado oltre, non vado.
Me la squaglio a nuoto. C'ho già tutto. Ormai non conviene più. Una guardia sta venendo di qua. Una ce l'ho alle spalle. Me la squaglio con questi soldi, perché ormai è pieno. Però che sono qui, voglio dare un'occhiata a ste cagate qua. Vedi, io dicevo queste. Ormai me la squaglio a nuoto, a sto punto sì. Con la moto faccio il salto e sono pieno. E il video lo finisco qui subito, così fra un'ora e mezza credo, perché non... sì, anche un paio d'ore. Ne faccio un'altra di oggi. Ieri ne ho fatte tre, due difficili e una normale. Yes, you are clear of the compound. This is the final street. Dovrebbe essere una moto. Vedo. Ecco qua. Ok. Fa niente, anche se perdi 100.000. Non sto lì a guardare il pelo. Allora, io vado giù sott'acqua. Rebecca ce l'ho qui le... Rebecca... le maschere. Vai giù, vai giù, vai giù. Ok, andiamo via, dai. Ormai questa finisce così, anche se ho speso soldi. Quella va bene per l'Alknost. Perché il punto iniziale è lì, devo andare a disabilitare le torrette antiaeree. E lì il punto dove posso avere le armi. Infatti uscirà nel video che ho fatto, l'ultimo. Dovrebbe uscire stasera, perché è in elaborazione. Oggi vi dico anche la data, che ore sono. Sono le 23:27 di sabato 26 novembre 2022. Equipaggiato, ok. In prima persona lui si muove comunque. E non mi piace per quello, perché io gli metto una direzione, no? E lui, guardate cosa fa, va su. Ok, è andato. Sì, non ho preso molto, prenderò 1.100.000, però va benissimo. Oggi ne ho spesi quasi 4, quindi... Io devo recuperare subito questi qui. Ah, 1.200.000, vabbè, ottimo, va benissimo. Tanto adesso c'è un altro colpo da 300.000, quello lì del garage. Perché quello del garage ti dà 270, però alcune volte se non muoio mi dà anche 280 e in più 20.000, e sono 3-10, sono 10.000 per la preparazione di due missioni e prendi 310.000.
Ovviamente quando vedo quel colpo io lo blocco perché dopo devo venire qui, poi tutte le cose che mi manda, lascio perdere tutto, i garage, tutto, perché se no mi ferma la missione. Io devo finire qua, adesso vediamo quanti soldi ho e poi chiudo il video. Oggi avevo 311 milioni, quando ho iniziato 2 mesi e mezzo fa, credo. Avevo 73 milioni e mezzo, ho ripreso a giocarci tutti i santi giorni. 309, 10, 11, un paio di milioni, sono 2 milioni fuori rispetto a quello che avevo di guadagno ieri. Ovviamente prima che chiudo il video, questo monocolo che poi è notturno, funziona, sì, è vero, quando vado dentro le loro missioni. Quando vado dentro le missioni funziona perfettamente sia questo sia l'altro che vedo a infrarosso le persone. E invece poi non funzionano più. Non so. Io vorrei comunque scrivere alla Rockstar e chiedergli questa cosa qui del menu interattivo che sarebbe questo. Non si apre dentro gli elicotteri ed è sbagliato perché io gioco in prima e quindi io lo voglio, cioè non lo voglio solo dentro aereo, io lo voglio dentro elicottero. Ok, ciao a tutti da Joker, chiude per questo video, al prossimo video ci sentiamo, ciao a tutti.